Avete anche voi per caso un amico simpatico, intelligente, che magari a scuola è voti più alti dei tuoi? Ecco, quello ce l'hanno un po' tutti. Però c'è una cosa, che non sia la figa, perché sulla figa siamo tutti d'accordo, e che fa uscire sempre il peggio di sé. Le persone magicamente diventano stupide e antipatiche quando si parla di Juventus, che è la cosa appunto di cui parliamo. Quando si parla di Juventus i meriti non ci sono mai. La Juventus non ha mai meritato niente, la Juventus è sempre rubato, e poi c'è il doping, e poi c'è Moggi, poi c'è Calciopoli e quant'altro. La Juventus non merita mai. C'è un personaggio pubblico, famoso quindi illustre, che mi ricorda tanto questa tipologia di amico. L'amico simpatico e intelligente che diventa però tutta una cosa opposta nel momento in cui si parla di Juventus. Ed è Paolo Bonolis. Paolo Bonolis è il classico personaggio simpatico e scherzoso che tutti vorremmo avere come amico, perché è un personaggio molto alla mano e molto apprezzato dagli italiani. Però quando parla di una cosa che è la Juventus, tira fuori sempre il peggio di sé. Vi porto due dichiarazioni, non molto recenti, sono diverse nel tempo. Una riguarda Calciopoli, in cui dice che la Juventus non ha pagato totalmente, ma solo in piccola parte rispetto a quanto avrebbe dovuto fare. Cosa non vera, perché basta leggere la relazione Palazzi ad esempio, o basta vedere le varie sentenze dei vari gradi del processo appunto su Calciopoli, magari per capire i livelli di colpevolezza dell'uno e dell'altro. E poi c'è una seconda dichiarazione che riguarda la prescrizione recente di Moggi nel caso sempre Calciopoli. Moggi è caduto in prescrizione, che non è la Juventus. Moggi e la Juventus sono due cose separate, giusto per far chiarezza. E questa prescrizione l'ha paragonata alla prescrizione del caso doping. Errore madornale, perché sul caso doping c'è da dire che ci sono due processi, due filoni, uno sul doping e uno sull'abuso di farmaci. Quello sul doping è finita con la soluzione della Juventus, e quella dell'abuso di farmaci è finita appunto in prescrizione. Quando si parla di processo doping si parla di due cose diverse alla fine, di cui una doping in assolta e una prescrizione appunto nell'abuso di farmaci. Magari fare le due differenze sarebbe anche una cosa migliore per dare una corretta informazione alla gente che guarda da casa. Detto questo, Bonolis mi è simpatico, però come amico non lo vorrei avere. Bene, iniziamo subito questa seconda puntata, dove praticamente voglio soffermarmi questa volta solamente su un giornalista, solo su uno, sul campione di coerenza, il signor Carlo Alvieno. Che con la sua grazia e la sua intelligenza, quando apre bocca casualmente esce solamente merda. Il giornalista è un terrorista, la morale è questa, signori, perché ormai lo sappiamo, signori, che il calcio italiano si focalizza tutto quanto contro la Juventus, perché di errori arbitrali, di qualsiasi cosa, di veramente qualsiasi cosa che succeda nel mondo del calcio, accade sia a favore e a sfavore di tutte quante le squadre. Solo che quando succede a favore della Juventus si alza praticamente un polverone dove la gente non sta zitta per un anno. E non è possibile, signori, che gente del genere venga chiamata ad esporre le proprie idee in un programma televisivo, perché loro facendo così non fanno altro che aumentare l'odio verso di noi. E fino a quando non si riuscirà ad invitare gente con un pochettino di cervello, perché loro, signori, non hanno cervello, quindi fino a quando non si riuscirà ad invitare gente seria in un programma televisivo, il problema ci sarà sempre. Ma comunque penso che ci sarà per sempre questo problema, perché ormai la gente è diventata come un branco di pecore, no? Segui la pecora deficiente, tutte quante le altre la seguono e non ci puoi più far niente. Razza di Villanzoni, 91 punti, state zitti! Questa seconda parte giunge al termine, quindi ci vediamo al prossimo video sul mio canale, ovviamente ai prossimi video sul canale di Gabbo il Gobbo. Ringrazio ancora una volta Gabbo per l'opportunità di questa collaborazione, speriamo che in futuro se ne siano d'altre. Quindi forza Juve, come sempre, alla prossima. Ciao!